Senta, mister, volevo chiedere, il primo tempo dello Spezia sicuramente lo ritengo, ma penso che lo ritenga anche lei positivo. È convinto che la mossa che aveva fatto di mettere Agudelo sul Koulibaly sia stato l'elemento determinante per poter avere ragione a centrocampo della Salernitana? C'è una posizione di partenza di Agudelo in quella zona lì, poi invece le scalate lo portano da tutt'altra parte. E a me piace come abbiamo tenuto il campo, mi è piaciuto molto come abbiamo tenuto il campo tutto il primo tempo. Non mi piace che riusciamo ad arrivare con relativa facilità, giocando nei pressi dell'area avversaria, dentro l'area avversaria, a metterci nelle condizioni di far male alla Salernitana, ma non lo facciamo. Questo è il vero grande limite. Poi parte il secondo tempo e dopo 3 minuti il primo tiro che ti fanno in porta, te lo fanno all'incrocio, cambia tutto. Non ho capito. No, ma non è. Per favore, facciamo una domanda alla volta, grazie. Ci sono anche i colleghi. Sì, lo so, però ci sono tanti colleghi che vogliono fare domande. Grazie. Paolo Ardito, grazie. Mister, dunque, uno dei migliori primi tempi sicuramente in trasferta dello Spezia, poi però c'è questa fragilità forse anche psicologica che dopo il gol la squadra perde le geometrie, perde un po' il coraggio che aveva mostrato durante tutto il primo tempo. Non credo sia così, la leggo in maniera diversa, perché la partita cambia radicalmente. La partita cambia radicalmente, la Salernitana a quel punto fa una partita diversa. La partita non ha più continuità, non ha più continuità. Ad ogni fallo si sta fermi 1 minuto, c'è un problema tecnico, si sta fermi 4 minuti, c'è l'ingresso del medico, si sta fermi 2 minuti e 50 secondi. Così, in continuazione, tutto secondo tempo. Fai anche fatica. A un certo punto, col cronometro che scorre, e butti in aria il cappello e metti dentro i giocatori per cercare la giocata, non c'è più l'idea di, arrivati nei 20 minuti finali, non c'è più l'idea del manovrare, e poi ti esponi ovviamente al fatto che l'avversario possa avere grandi spazi, campo aperto e occasioni. Ecco, però questo record negativo. Buonasera mister, Pasquale Pollio, Radio Sportiva. Salve. Le volevo chiedere, dopo un buon primo tempo, è vero che subito il gol, come ha detto lei, non c'è stata, a me non è sembrato di vedere una reazione della squadra dopo il primo gol. Una reazione e anche quando sono stati chiamati 10 minuti di recupero, che sono quasi un tempo supplementare, non ho visto la squadra con veemenza provare a recuperare una partita che sull'1-0 era ancora recuperabile. Ho una mia impressione sbagliata. Non lo so, non lo so, non credo sia così. Hai cercato intanto di non farti prendere dalla frenesia e di cercare di giocare di nuovo come stavi facendo prima. Però la partita, lo dicevo poc'anzi, è stata totalmente spezzettata. Adesso io non so il tempo effettivo del secondo tempo e anche i 10 minuti di recupero. Non so quanto si è giocato nei 10 minuti di recupero. Quindi poi la visione da fuori cambia molto in relazione al risultato che è maturato, cioè anche le cose si vedono con occhi diversi. Io non devo avere questo tipo di visione. Ho visto una squadra che ha cercato di continuare a giocare a calcio provandoci, poi la partita cambia, gli spazi cambiano e tu provi anche a modificare la struttura della squadra, provi a modificare i singoli, ad andare in cerca del guizzo vincente con i giocatori che sulla carta sembrerebbero garantirtelo. Poi capita, e non solo quindi Anzolà, non è solo Anzolà, è in generale che negli ultimi 30 metri poca lucidità, perché anche solo se io le dico abbiamo calciato quando non dovevamo calciare e non abbiamo calciato quando dovevamo calciare, che è una cosa che è successa in tutta la partita oggi, è già da solo questo fatto vale a fare delle riflessioni sul risultato finale. Sono Franco Esposito, Corriere dello Sport. Volevo Buonasera. chiederle, buonasera. Sì, gioco spezzettato, mi sembra, insomma, quante ne ha viste di partite così?
No, però, sai però cosa lo dico, voi avete avuto la partita in pugno nel primo tempo. Non ce l'hai in pugno. Dovete rammaricarvi con voi stessi, cioè non riuscite a segnare. O, no, o mi sbaglio? Se non fai gol non ce l'hai in pugno, perché finché resta 0-0 poi capita che al terzo minuto il primo tiro che ti fanno in porta è l'incrocio dei pali. Arrivederci e grazie. Dimostriamo poca forza negli ultimi 30 metri, che non è, ripeto, solo il problema del singolo giocatore o del singolo attaccante, è di squadra questa cosa. Mister, buonasera, Alfonso Maria Vagliano del Mattino. Ho visto una bella scena quando Frank Ribéry ha salutato il pubblico prima della partita. Tanti, praticamente tutti i calciatori dello Spezia che non stavano effettuando il riscaldamento si sono schierati in una sorta di cordone per applaudire questo grande campione. Vorrei un commento anche da parte sua, e che cosa vi siete detti anche in settimana nell'avvicinamento a questa partita che simboleggiava anche l'addio al calcio di un campione come lui. Grazie. Ma in settimana non avevamo discusso di questo aspetto che è importante per un giocatore che è stato importante, ed è bello che una piazza come Salerno gli tributi un saluto con questo affetto. Non ero presente in quel momento in campo e quindi non ho visto la scena che lei descrive. Non mi stupisce che lo spirito di sportività dei miei giocatori abbia contribuito. Prendo atto, insomma, di quello che ha detto. Sì, salve mister, Enzo Guariglia, Pragma Magazine. Innanzitutto volevo cogliere l'occasione per fare i complimenti al pubblico dello Spezia, perché è stato molto sportivo, ha applaudito non solo Ribéry ma anche la curva dei giocatori di casa, insomma della squadra di casa, quindi insomma un bel momento di sport. Volevo dire, lo Spezia non ha cercato forse troppo il gol sul calcio piazzato nel secondo tempo, magari evitando di fare quelle belle trame di gioco che aveva espresso nel primo tempo? Sa, come dicevo prima, c'è un rapporto di causa ed effetto fra quello che dicevo prima e quello che lei mi ha appena sottolineato. Di fatto ci provi in tutti i modi, di fatto se tu hai in campo un giocatore come Daniele Verde, che è particolarmente abile nel tracciare queste traiettorie, vai in cerca un po' di più di riempire l'area e di cercare il gol che non è arrivato in un modo, di arrivarci in un altro modo. Francesco Velluzzi, Gazzetta dello Sport. Luca, una sola cosa, sono 6 trasferte senza punti e senza gol, e pensi che in casa questa squadra dia qualcosa in più, oppure vabbè, oggi mi sembra insomma l'avete giocata più che alla pari, quindi però c'è qualche meccanismo forse anche mentale che in trasferta scatta o no? Non credo, è ovvio che rispetto a questi risultati, rispetto ai numeri che lei ha appena detto, quelli sono fatti, ma se io analizzo le prestazioni non posso essere di questo avviso. È l'atmosfera che c'è nel nostro stadio, nel nostro stadio pieno dei nostri tifosi, che mi fa piacere oggi si siano contraddistinti, come ha sottolineato il collega, è di sicuro un qualcosa che ti dà di più. Stiamo cercando di essere superiori a questo, di occuparci quando andiamo in trasferta di quello che succede dentro al campo. L'abbiamo fatto senza nessun timore reverenziale per larga parte della partita. Mister, cosa le è mancato dopo che ha dominato nel primo tempo, ha tenuto il pallino per tutto il primo tempo? Cosa è mancato alla sua squadra per chiudere la partita? Il gol. Il sale del gioco del calcio. C'è qualcosa che non funziona in avvio di ripresa. 6 gol più o meno in 11 partite pronti via dopo l'intervallo. Come lo spiega? Non lo spiego. Abbiamo, con quello di oggi mi sembra siano 20 gol. Sono troppi. Perdiamo una squadra che
per 45 minuti non concede praticamente nulla, nulla. E poi subisce al primo tiro in porta gol, ha voglia di dire cosa succede appena riparte il secondo tempo.